E quindi vuoi una Fennec gratis, eh? Ma arriviamo subito al soddo. Come si fa ad avere questa Fennec gratis? In realtà è molto semplice. Io tutti i mercoledì in live su Twitch organizzo un torneo verso le 5 di pomeriggio più o meno. E colui che vincerà il torneo avrà la Fennec in regalo. Sia che siate da PC, console, che PlayStation, Switch, qualunque sia, non è un problema. Quello che state vedendo adesso è il primissimo torneo che ho fatto, già 2 settimane fa. Con questi tornei volendo avete l'occasione anche di giocare contro di me, perché parteciperò anche io. Comunque io vi lascio la visione di questo torneo anomalo. Mi raccomando, un bel like, iscrizione, campanellina, tattica tattica. Godetevi il video. E quindi ragazzotti miei, inizia così codesto torneo anomalo. Giocherò anch'io, ovviamente non darò la Fennec a me stesso perché non ha senso. E quindi il mio primo avversario è Samu. Vediamo. Sbom. Sì bro, mi piace. Sì bro, mi piace. Ora rimbalza qua. Vai. Sbommete. 1-0. Stangete. Gol. Yes. 3-0. Gol. 4-0. Non è vero, in realtà ce l'aveva. Oh. Yes. No. Scammata. Scusa bro. Eri lì, che fai? Non ne approfitti? Eh certo che ne approfitti, zio. Let's go. È la prima, ce la portiamo a casa. GG per Samu. No, è quello dell'altra volta. Allora ragazzi, secondo turno contro Stai. Lo conosco molto bene perché l'ho già affrontato e l'altra volta mi ha aperto. No, vabbè, aperto no, mi ha battuto. Vediamo che fa. La butta di qua. Per il momento mi piace. Grazie, grazie, molto gentile. Mamma mia, sto pancake mi ha proprio distrutto lo stomaco. Ah, nel chilling. Buono, buono. No, ma dai, è entrata così. No, no. Sono il king dei pali e delle traverse. Questo però entra. No, meno male. Dopo glielo chiedo, Crank, che sono curioso. Però secondo me o è diamante o platino 3. Vai, 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 vai. Let's go, buono. No, 4-4. Non ci arrivo, io non ho boost, dai. Bello. Questa te la butto ancora di là. No. No. Non ci credo, ma ho fatto qualcosa. E niente, sono fuori. Ragazzotti miei, siamo arrivati alla finale di questo torneo anomalo. Finale tra Bandera As e YMG. Allora, io non vi ho messo le partite, però sono entrambi due ottimi player. Sto palo si stacca sempre. Dicevo, sono entrambi ottimi player. E quindi dovrebbe essere molto combattuto. È un best of 3, quindi bisogna vincerne almeno 2. E vediamo chi prenderà la Fennec. Siamo già in partita, 0-0 per il momento. Allora abbiamo il verde che è IMG, mentre Banderas è l'arancione, ovviamente. Hanno entrambi uno stile di gioco molto controllato, quindi senza fare meccaniche troppo esagerate. Insomma, sono abbastanza chillati. E qua mi sa che sarà un, diciamo, un duello a chi prenderà i contropiedi migliori, in poche parole. Qua aspetta, IMG, poi è l'ultimo tira, ma ovviamente non... Ora è il turno di Banderas, andiamo da lui, vediamo un po' se gli riesce a fare la finta, purtroppo no. Vedi, prova a ripartire di nuovo in contropiede, con la palla sul tettuccio, flick in avanti, molto chillato e riesce a fare il primo gol. Quindi andiamo avanti, vediamo il kickoff qua, chi ce l'ha? Vabbè, equilibrato, però in realtà Banderas ha il boost, IMG non ce l'ha, infatti lo va a prendere. Se qua è veloce potrebbe fargli la finta. No, niente. Ve l'ho detto, stile di gioco molto controllato. Non rischia, non rischiano, perché tutte e due mi sembra che giochino così. No, traversa, peccato, se lo meritava quel gol. Ecco, ora qua parte di contropiede nel chilling proprio. E infatti fa gol. Ve l'ho detto io. Ripartiamo, vediamo qua chi ha la meglio. Più o meno sempre bilanciato. Entrambi prendono il boost. Che poi bilanciato no, perché ovviamente la palla era per IMG. 2-1. Anche qua IMG ha la meglio. No, brutta mossa qua. Mamma mia, prendere sto booster. Se fosse stato un po' più veloce di MG, era un gol easy per lui. Tanto è vero che lo fa anche 2-2, attenzione. Qua è bella combattuta, vediamo un po'. Kickoff buono per IMG. Qua purtroppo non la prende benissimo, ma in teoria dovrebbe far gol. Ok, 3-2. Oh, palla molto pericolosa questa, però non la prende. E qua Banderas potrebbe partire con un bel contropiede. Infatti fa gol. Forse dovrebbe farlo. Ok, a posto. 3-3. Procediamo. Sboom. IMG, attenzione. Aspetta l'avversario. Va tranquillo, spensierato. Però purtroppo non va. Anzi, meno male che è subito riuscito a recuperare la posizione.
Banderas potrebbe far gol così. Infatti dicevo, meno male che è riuscito a recuperare la posizione, altrimenti sarebbe partito con un contropiede. Niente, è riuscito comunque a partire perché l'ha bampato, ragazzi. Banderas forse vuol provare a fare un wall dribble, vediamo. Lo prova. Lo prova. E niente, e parte in contropiede, infatti. Ragazzi, negli 1v1 farse meccaniche è scomodo, perché può succedere questo. Se non fai gol, o comunque se sbagli, ti può partire l'avversario in contropiede. 4-4. Mi piace sto 1v1, è molto bilanciato. Ma secondo me più o meno anche nelle ranked sono più o meno... Oddio, nella stessa divisione non lo so, ma più o meno sicuramente sì. Hanno uno stile di gioco molto simile, per cui sono lì. Mancano 30 secondi. Vediamo se riesce a saltarlo, però no, non aveva la palla posizionata bene sul tettuccio. Banderas, signore, gli fa questo gollettino. Vediamo se IMG riesce in questi 20 secondi. Sta palletta non è male, se la gestisce bene potrebbe fare qualcosa di anomalo. Vabbè, ed è passata così, non pensavo. 5-5. O si va ai supplementari o arriva il gol adesso. Attenzione, il rimpallo poteva essere scomodo se fosse andato addosso a IMG. Vediamo se riesce. Non riesce, supplementare. Vediamo un po', chi fa il gol vince la partita, ovviamente. Ah, no, zi, così no. Ok, non entra. No, dai, il golden goal così, però sarebbe stato un po' bruttino. Ah, eccolo, gol, vince lui. Vabbè, primo game vinto da Banderas. Deve vincerne un altro adesso. E andiamo col secondo game. Attenzione, Banderas lo salta. Traversa. Qua potrebbe partire, non dico in contropiede, perché di fatto non è un contropiede, però potrebbe andare dritto per dritto. Poi adesso bampare. No, niente, scherzavo. Non c'è stato modo per far sì che potesse fare ciò. Però, vediamo, lo salta. Aveva già previsto tutto Banderas, ragazzi. L'aveva già previsto. Non gliel'ha proprio neanche fatto fare. Di nuovo palla sul tettuccio, stavolta però riesce, stavolta è riuscito a saltarlo, GG. Palla buona per IMG, prende anche il boost. Vediamo un po' come si comporta. Ma in realtà la prende infatti nel chilling. Questa invece è una palla bella buona per Banderas, se infatti fa gol, ragazzi. 1-1. Fanno troppi gol i nostri amici. Ma attenzione, questo qua mi sa che... No, oddio, in realtà è lì nell'angoletto, lui nel chilling è riuscito... Vabbè, quella skippata malamente, IMG. Comunque lui con calma riparte senza fretta. Purtroppo non ha boost, infatti decide di tornare indietro, prendere il boost. IMG potrebbe tirare una spazzatina, però decide di andare più sul controllo. Lo salta, però in realtà gli ha dato un piccolo tocco bandiera, se non entra. Bampato, vediamo se IMG riesce a approfittare e far gol. Attenzione, la prende, mamma mia il pelo. Dal tocchettino, IMG però la prende. Bello sto rimpallo. Vediamo se la prende. Buono, dovrebbe entrare, credo. Yes, mamma mia, rischiato. 2-1. Questa è una palletta molto interessante. L'ha skippata Banderas. 3-1. Errorino un po' scomodo. Un minuto dalla fine. L'importante è che riesca a temporeggiare IMG. Non ha bisogno di far gol. Può anzi addirittura farsene fare uno. Però chiaro, se riuscisse a far gol così sarebbe ottimo. L'ha presa però Banderas. 30 secondi, regà. Vediamo se glielo fa, ha vinto. Attenzione. Se glielo fa... Ha vinto, ragazzi. Vabbè, ma in 20 secondi... Non dico sia impossibile, ma quasi. Anche perché se gli fa gol adesso, lo è veramente. Ok, questo turno lo passa IMG, quindi 1-1. Incredibile. Vorresti dirmi che ne fai un altro? No. Forse sì, ne fa un altro, ragazzi. Vediamo se entra. 5-1. Qua IMG l'ha letteralmente distrutto, Ed eccoci qua, col game finale. Il game decisivo. Boom! Kickoff intanto a favore di IMG. Butta la palla in avanti, prende il boost. Aspetta un attimo, aspetta un momento giusto, tira. E Banderas la para. Raga, in sta partita i gol non arrivano. Prima 28 milioni di gol al minuto, qua ancora niente. Ma vediamo, bampato, potrebbe essere questo il primo. Sì, mi sa che è il primo, a meno che non la... No, non può pararla. 1-0 per IMG. Kickoffino, pericolosissimo. Mi sa che entra così. 2-0. Palla stavolta a favore in realtà per Banderas, che va a prendere il boost. Torna in... Mamma mia, pericolosissimo. Ok, la prende. Potrebbe entrare così, vediamo. Lo fa. Raga, per IMG basta temporeggiare. Banderas non ha boost, quindi non credo possa far tanto. Vediamo qua come va a finire. IMG la tocca, va là, sbommete. Mi sa che entra. No, non è vero, niente, ho visto male. Banderas riparte, deve far gol adesso, ragazzi. Adesso mai più. Vai Banderas. 15 secondi, Banderas, attenzione, la prende, però ci riprova, siamo proprio alla fine, riesce forse, no, non ci credo, traversa,
Ah, peccato. E si porta a casa la Fennec IMG 2-1 GG. Aggiungi come amico Epic. Beh, accettami IMG che ti do la Fennec. Eccolo qua. Quindi lo invitiamo nel gruppo. Invita allo scambio. E quindi andiamo a prendere. Dov'è la Fennec? Dov'è? Qua, Fennec. Tieni, amico mio, proprio nel chilling. Gliela diamo, tranquilli e spensierati, come se nulla fosse. GG per lui. Mi raccomando, ragazzi, se volete anche voi partecipare a questi tornei e vincere le Fennec, primo link in descrizione, seguitemi su Twitch. E niente, ragazzotti miei, non ho più la mia amata Fennec.